Parlavi del Vivicità, no? Esattamente. Prima aprile dell'84, hai detto che c'è stata la prima edizione, e, una corsa di 7-14 km per riappropriarsi dei centri storici di 20 città italiane in collaborazione con Lega Ambiente. Tu l'hai mai fatta? Io feci qualche edizione. Io no, devo dirti la verità, era molto che non faccio gare. Chi fece la prima, chi fece la prima edizione, che partecipò alla prima edizione nell'84, è stato un grande, grandissimo atleta, non mi ricordo, grande interprete dei 3000 siepi, però insomma tante altre grandi prestazioni, che è Franco Fava, che salutiamo. Buonasera Franco. Buonasera. Giornalista, Corriere dello Sport, e Vincenzo Manco, presidente LUISP. Buonasera presidente. Buonasera a voi e radioascoltatori. Allora presidente, non si farà naturalmente il Vivicità, però insomma ci parli, ecco, di questa gara che insomma riuniva il mondo, riunisce il mondo. Ma è uno dei dispiaceri che purtroppo come WISP, ma credo l'intero mondo sportivo registra come gli altri comparti del paese, di un rinvio di una di quella che per noi è il fiore all'occhiello delle nostre manifestazioni nazionali. La prima edizione fu una grande intuizione, ancora oggi riconosciuta dalla Federazione Italiana Atletica Leggera. Alfio Giomi, che è spesso il nostro presidente della FIDA, spesso nostro ospite nella presentazione delle passate edizioni, ha sempre riconosciuto come il Vivicità è stato il precursore del podismo in Italia. Abbiamo quindi segnato un pezzo di storia dello sport. Sentiamo anche noi della radio, perché il via venne dato per radio da Sandro Ciotti, ecco. Assolutamente, nella prima edizione Sandro Ciotti, devo dire che su questo aveva fatto un grande lavoro di sensibilizzazione Vandi Loriga, decano del giornalismo. Sì, come no, grandissimo scrittore di atletica, insomma, giornalista di atletica. Ne approfitto anzi per ringraziare anche l'attuale direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che per questa edizione aveva ancora confermato, dopo il 1984, ancora una disponibilità ad essere media partner nella iniziativa che ci sarebbe dovuta essere. E ricordiamo che Massimo De Luca, che veniva da Tutto il Calcio Minuto per Minuto, che aveva anche inventato Tutto Basket e che avrebbe poi condotto la Domenica Sportiva, mise in onda dalle varie sedi commenti, insomma, dei suoi radiocronisti, ecco. Assolutamente, raccogliendo appunto anche le testimonianze nelle varie città, di quelle che erano state appunto i partecipanti, gli atleti, nelle 20 città che la prima edizione di Vivicità aveva registrato in tutta Italia, da Aosta a Palermo. Franco Fava, tu ti sei espresso negli anni 70, insomma, ricordiamo il tuo grandissimo record sui 3000 siepi, 8:18:85, poi insomma questo 20 km in 58 minuti e 43 secondi, tutto sommato potevi concludere una mezza sull'ora 1 già all'epoca, credo, stavamo lì, o sbaglio, insomma, non tempi. Ricordare questo tempo dei 20 chilometri o 20.000 metri su pista fatto nel 77, che è tuttora record italiano. Ma insomma, io direi che il tuo fuori all'occhiello, non so, però quella maratona di Montreal, cioè voglio dire, insomma, è stata grande anche, no? Insomma, voglio dire, e poi gli europei di atletica leggera, quarto a Roma il 74 ai 3000 siepi, hai vinto il Campaccio, quindi insomma vuol dire nell'84 forse eri già in disarmo, però insomma ci metteresti la firma per correre come corriere nell'84 forse. Sì, certo. Come ti ricordi quella prima esperienza al Vivicità? Ero già in disarmo perché avevo lasciato l'attività agonistica a 29 anni, per cui insomma già in qualche stagione ero passato ad altre attività. Ricordo come c'era un grande fermento in Italia in quel periodo, ci fu due anni prima della prima edizione di Vivicità, il 14 marzo 82, la maratona di Roma con migliaia e migliaia di partecipanti, con qualche problema anche di circolazione, perché insomma avevamo un po' anticipato i tempi anche col Vivicità, perché la formula vincente del Vivicità fu che si correvano insieme 20 gare ed era stato poi escogitato un sistema anche grazie alla collaborazione dell'Istituto di Medicina, della Scuola dello Sport, dell'Acqua Cetosa, che era diretta allora da Antonio Dal Monte, una sorta di compensazione scientifica in base
alle differenti caratteristiche del tracciato, per cui c'era alla fine 20 gare ma un vincitore unico, da Milano a Palermo, ma vinceva uno. Poi nell'84 io feci l'anteprima a Perugia, si fece a Perugia l'anteprima. L'84 è un anno importante anche per l'atletica, la maratona, la corsa e il running italiano, perché abbiamo in autunno, poi succede che un certo Orlando Pizzolato vince la maratona di New York. Conquistammo la grande mela, la conquistammo di nuovo l'anno dopo, sempre con Orlando Pizzolato, tornammo a vincere poi con Gianni Poli e diventammo protagonisti sulle strade di New York in quella che è tuttora la più grande e popolare maratona del mondo. Vincenzo Manco, presidente LUISP, tante poi le iniziative che ci sono state, lo sport per tutti, tante altre cose legate al Vivicittà, no? Che si è rinnovata comunque nel corso degli anni. Si è rinnovata anche rispetto alla lunghezza, poi quest'anno, l'anno scorso abbiamo deciso di ridurre dai 12 chilometri cui era diventata la competitiva a 10, sempre per renderla più accessibile a tutti, per renderla appunto meno competitiva, ma per permettere a uomini, donne, adolescenti e adulti di poterla correre, di potersi misurare insieme ad una possibilità invece di percorrere 2-4 chilometri come percorso ludico motorio. Si è internazionalizzata anche poi di città, quindi noi l'anno scorso avevamo la partecipazione di 38 città italiane, 21 estere, tra cui Sarajevo, Yokohama, Luanda in Angola, Tokyo, gli istituti penitenziari, quindi diciamo è diventata davvero la più grande corsa del mondo, come fu appunto definita allora nella prima edizione del 1984 dallo stesso Corriere della Sera, dallo stesso appunto Vannitori, che aveva definito il Vivicittà la più grande corsa del mondo, e credo che ancora oggi possa vantare questo primato per le caratteristiche che ha mantenuto pur essendosi modificata nel tempo. A proposito di corsa più grande del mondo, Franco Fava prima citava i nostri italiani a New York, quando l'atletica italiana veramente sconfinava oltre oceano e naturalmente primeggiava. E Vivicittà colleziona un albo d'oro di tutto rilievo: Pizzolato, Bordin, Laura Fogli, Roberta Brunet, Kova, May, gli imprendibili keniani. Già erano imprendibili allora, Franco, i keniani, oppure i bianchi avevano già ancora qualche margine? Avevano ancora qualche margine, come la anche perché tu sei giunto anche quarto ai mondiali di Düsseldorf nel 77, voglio dire, e lì gli afroamericani, gli africani c'erano, insomma, non è che ce n'erano, ma non erano così ancora dominanti, come lo sono diventati dopo. Quindi noi ci siamo difesi, non a caso nel 2004 con Baldini abbiamo vinto una maratona in cui l'Africa già dominava. Quattro anni dopo la prima edizione di città abbiamo avuto un certo Jacinto Bordin che vinse l'oro nella maratona di Seul. Tra l'altro Bordin, gli facciamo gli auguri in diretta perché tra poche ore compirà 61 anni. Sì, vogliamo fare gli auguri pure a Donato Sabbia, Franco? Anche Donato Sabbia, doppi, tripli. Migliaia di auguri, Donato. Perché insomma sì, è stato diciamo contagiato al virus, ha perso il papà. Però insomma dalle ultime notizie sembrava che fosse in miglioramento, no? In questo momento in ospedale. Uno dei più grandi interpreti degli 800 metri della storia italiana, giusto? Finalista olimpico. Due volte finalista olimpico, sì. Due volte finalista olimpico, sì. Grande atleta, campione europeo indoor. Ragazzi, per cui voglio dire, sì, ci siamo sempre abbastanza difesi, è vero anche tra l'altro che negli ultimi anni i corridori africani hanno preso a dominare il lungo e il largo in maniera direi quasi incontenibile. E c'è da aggiungere però che nei grandi appuntamenti, che non sono le decine di maratone, anche queste bloccate fino a che non si sa, sono state tutte quelle di primavera rinviate in autunno, vedremo, però quando si tratta di un'Olimpiade, di un campionato del mondo, gli atleti europei, non africani, diciamo, riescono comunque a difendersi
per quanto possibile, ma se andiamo a vedere le liste mondiali, nella Maradona ad esempio abbiamo sui primi 100 atleti della stagione, 98 sono africani. La natura. Una volta Steve Ovett mi disse: dobbiamo fare due competizioni, una per loro e una per noi, per quanto riguarda le, insomma, che ne so, le corse dagli 800 in poi, ecco, insomma. Una volta c'erano le gare a handicap nell'Inghilterra, Gran sì. Britannia, dove è nato lo sport moderno, no? Sì. Però probabilmente qualche accorgimento lo si potrebbe fare. Sei d'accordo, Franco? Ma qualche accorgimento, diciamo, democratico, nel senso che c'è il campionato del mondo di cross con 9 atleti per nazione, sì. Fatto punteggio anche a squadra, il primo non africano arriva sempre 50esimo, 60esimo, 70esimo. Allora quello che io ho detto a Sebastian Coe, che dirige la serie mondiale rivale di Ovett, diciamo il numero dei partecipanti per squadra, portiamoli a 3, vincerà sempre qualche squadra africana, qualche atleta africano, ma almeno avremo un po' di atleti europei, perché sarà più facile comunque portare ad un mondiale di cross 3 atleti. Anche la proposta pertinente da chi ha ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa della IAAF, ora World Athletic. Un'ultima domanda la farei al presidente Vincenzo Manco, presidente della UISP, che lanciò questa sfida già dal 1984, prima edizione, di fare dei centri storici, dei luoghi da vivere e da rilanciare, e direi che proprio dal Vivicittà poi si è presa proprio l'abitudine di andare a fare le maratone all'estero, di correre all'estero, di scoprire le città diciamo all'estero correndo, no presidente? Sì, ne approfitto, non l'ho ancora fatto, per salutare tra l'altro Franco Fava, che ho avuto modo in una delle ultime presentazioni delle nostre edizioni di incontrarlo anche di persona. Un saluto e lo ringrazio. Grazie. Io credo che la sfida del Vivicità ancora continui, e il Vivicità è stato l'abbrivio di quello che poi sono state le esperienze successive in Italia e nel mondo delle maratone all'interno delle città, perché l'obiettivo, in collaborazione con Legambiente di allora, era esattamente quello di intervenire attraverso la pratica sportiva per migliorare la qualità dell'aria e in generale la qualità della vita all'interno delle città, cercando di decongestionarle soprattutto dal traffico, che poi tra l'altro nel tempo è diventato sempre più intenso, e quindi garantire diritti, ambiente e solidarietà. Questo è sempre stato il DNA culturale e sociale, quindi il messaggio del Vivicità ancora oggi è assolutamente molto vivo, perché sulle forme di solidarietà noi raccogliamo nelle varie città in cui il Vivicità si svolge, e stiamo già pensando alla ripresa, immaginando di poterlo fare più o meno tranquillamente all'inizio della prossima stagione sportiva, cioè in settembre, una forma diversa, diciamo, del Vivicità, magari non facendola correre tutte le città all'interno dello stesso giorno, ma immaginare una forma comunque di classifica compensata, magari diluita nei 2-3 mesi fino al 31 di dicembre, sempre se le occasioni e le opportunità di restrizione si saranno aperte e riallargate, per poter riaffermare ancora la forza solidaristica di raccolta fondi del nostro Vivicità, per poter poi anche intervenire con progetti in e allora aspettiamo la prossima edizione della Vivicità, speriamo a settembre. Ringraziamo intanto il presidente Luis Vincenzo Manco, e salutiamo anche il nostro amico Franco Fava. Grazie Franco, grazie presidente, buona serata. Vivicità quindi è ferma soltanto momentaneamente per tornare prestissimo. Niente, nessuno fermerà la corsa più grande del mondo. La V di Vivicità sconfiggerà la V del virus, con la vittoria di tutti. V, ecco. Però.